Ciao a tutti, sono Stefano Bordiglioni. Qui dalla cucina di casa mia vi pensavo di leggervi un brano, anzi due brani, dal mio Giochi di scrittura, questo libro qui che ho scritto per gli insegnanti, e perché io sono stato un insegnante e da insegnante facevo con i miei ragazzi di terza, quarta, quinta soprattutto, facevo cose come queste. Questa è una bambina altruista, ovvero una bambina a rovescio. Giada è una bambina molto altruista. Quando ha un pacchetto di patatine fritte, agli altri non ne dà neanche una, per non far venire loro il mal di pancia. Ogni tanto fa piangere i suoi migliori amici, perché piangere fa gli occhi belli. Talvolta prende di nascosto la merenda di un compagno e se la mangia. Lo fa perché altrimenti il compagno potrebbe ingrassare troppo. Non presta mai niente agli altri, perché se lo facesse, gomme, matite e colori si consumerebbero e lei non avrebbe più niente da poter prestare. Quando gioca in cortile, afferra la palla e non la dà più a nessuno, non vuole che i compagni si facciano male, correndo dietro alla sfuggente sfera. Giada ogni volta che può fa la spia alla maestra, perché fare la spia è una cosa brutta e lei non vuole che tocchi a un altro un compito così tremendo. Giada è una bambina veramente altruista. Ecco, questo l'abbiamo scritto in gruppo, è stata una specie di autodettato. Questa invece l'ha scritta da sola una delle mie allieve, Annie, faceva la quinta, e questa è una bambina riservata, fatta nello stesso modo, una bambina a rovescio. Giuditta è una bambina riservata, al parco, sulle altalene, nessuno l'ha mai vista. Neppure per strada nessuno l'ha mai vista. Non si è mai fatta notare alle feste della scuola. Del resto anche a scuola nessuno si ricorda di lei. Alle feste di compleanno dei suoi amici non è mai stata. Di lei esistono solo tre foto. In una si vedono solo le punte dei suoi capelli che svolazzano. Nella seconda compare invece solo il tallone destro. Nell'ultima infine c'è solo la sua ombra. Qualcuno dice che forse Giuditta neppure esista. Giuditta è una bambina molto riservata. Ecco, è un tentativo. Grazie.